di quello di oggi sta qua. Notte di follia a Napoli. Un incidente stradale con un morto e un ferito ha scatenato l'assalto agli operatori del 118 con ambulanze circondate e un mezzo di soccorso addirittura sequestrato e requisito. Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri nella zona dei quartieri spagnoli in Vico, Porta Piccola, Monte Calvario, dove due scooter si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto è morto Emanuele Esposito di 17 anni ed è rimasto gravemente ferito, tanto da essere ricoverato in rianimazione all'ospedale CTO Salvatore Morano di 45 anni. Parenti e amici delle due persone coinvolte hanno scatenato una ressa fino a sequestrare e danneggiare un'ambulanza del 118 che era ferma all'ospedale Vecchio Pellegrini per un altro intervento. Una persona estranea si è messa alla guida dell'ambulanza recandosi sul luogo del sinistro, dove nel frattempo erano già giunti altri due mezzi di soccorso. Sul luogo sono accorse anche le volanti della polizia. È fuori pericolo il 13enne di San Sebastiano al Vesuvio, ricoverato ieri all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove era giunto in codice rosso per aver assunto sostanze alcoliche e droga. Risultato positivo al test di assunzione della cannabis, il ragazzino già nella serata di ieri è riuscito a scambiare alcune parole con i suoi familiari e i medici. La madre del 13enne in un'intervista ha detto: "Mio figlio sembrava morto, ho creduto di averlo perso per sempre. Non è possibile che i ragazzi si facciano così del male, mi sento anche io responsabile." I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese nel Casertano hanno arrestato a Dragoni un cittadino romeno di 22 anni. L'uomo a bordo di un furgone è stato notato dai militari mentre si allontanava a forte velocità dal piazzale della ditta Carbat. Immediatamente inseguito è stato poi bloccato dai carabinieri che a seguito di una perquisizione veicolare hanno rinvenuto 234 batterie per autovetture appena rubate. L'accertamento sul furgone ha consentito poi di acclarare la provenienza furtiva del mezzo che era stato rubato a Salerno una settimana fa. La refurtiva e il furgone sono stati restituiti agli aventi di diritto. L'arrestato verrà giudicato con rito direttissimo. È operativo nella nuova stazione ferroviaria dell'alta velocità Napoli a Fragola il posto di polizia della Polfer. Lo rende noto la questura di Napoli, sottolineando come la stazione sia già soggetta ai controlli di polizia da parte del compartimento di polizia ferroviaria per la Campania, con continui servizi di vigilanza e monitoraggio. I poliziotti della Polfer si avvarranno anche della collaborazione della sicurezza sussidiaria e di un capillare sistema di videosorveglianza della rete ferroviaria italiana. Circa 200 persone, tra loro diversi sindaci della penisola sorrentina, hanno preso parte al flash mob promosso ieri sera a Sorrento contro la violenza sulle donne a sostegno della turista inglese stuprata dal branco nel 2016 in un albergo di Meta. Violenza per la quale nelle scorse settimane sono state emesse 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone. I manifestanti che si sono riuniti sul Corso Italia esponevano cartelli con la scritta "Basta violenza" insieme a palloncini rossi. Maratona contro la criminalità a Napoli. Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri mattina all'iniziativa legalitaria organizzata da Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, il 17enne accoltellato nei mesi scorsi da una baby gang in via Foria. Di corsa anche i campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, tra cui Massimiliano Rosolino, Patrizio Oliva, Pino Maddaloni, Davide Tizzano e Rosalia Porcaro. Presenti il sindaco Luigi De Magistris e il questore Antonio De Iesi. Ai nastri di partenza con Arturo anche tanti studenti delle scuole napoletane. Amici, ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortesia, giornata attenzione. Di appuntamento oggi, alla prossima giovedì edizione. 28 maggio 2020.